tre mozioni fondamentali si apre al Mercadante di Napoli il primo congresso del Partito Socialista Lavoratori Italiani. Ascoltate direttamente una parte del discorso di Saragat. Ci sono oggi in Italia degli uomini i quali si credono investiti di una missione. Guardate che quando dico questo non credo che quegli uomini lo facciano per il loro interesse personale, no. Sono dei fanatici i quali si credono investiti di una missione. Sono convinti che le loro idee siano infallibili e pensano di poter imporre queste idee alla classe lavoratrice affinché la classe lavoratrice le segua, convinti che soltanto in quel modo la classe lavoratrice potrà essere salvata. Ebbene, noi invece abbiamo un'altra concezione. Noi crediamo che la classe lavoratrice non può salvarsi che da se stessa, se essa stessa creerà gli strumenti della sua emancipazione, se essa stessa porterà il contributo delle proprie esperienze. Numerose le adesioni straniere. Ecco in un palco la delegazione austriaca. La parola al ministro Tremelloni. Cosa vuol dire soluzioni intere? Se la temperatura di questa sala divenisse oggetto di controversia politica, io sono certo che le soluzioni intere sarebbero solo due. Quella che ci farebbe schierare una frazione dei presenti a favore del punto di ebollizione e l'altra frazione a favore del punto di congelamento. Sicché la soluzione sarebbe per noi di scegliere soltanto se morire bolliti come un pollo o congelati come finiscono i buoi argentini.